Ciao amici, in questo video vediamo tutte le funzioni del forno LG MH633. L'MH633 è un forno a microonde con tecnologia inverter. Cosa vuol dire? Normalmente i forni a microonde, quando si seleziona una potenza tipo 800 watt, in realtà non sono in grado di modulare la loro potenza a 800 watt. Quindi vanno al massimo della loro potenza, supponiamo 1000, ma ogni tanto, senza che l'utente se ne accorga, interrompono il flusso di microonde. Quindi, ad esempio, se un forno va a 1000 e voi scegliete 500, non è che stia andando a 500, ma va a 1000 per tipo un secondo, poi a 0, poi a 1000, poi a 0, ovviamente con intervalli non di questo tipo, ma l'idea è questa. Mentre questo forno è un forno inverter, quindi eroga esattamente e costantemente la potenza che avete impostato. Questo permette una cottura molto più efficiente rispetto a un forno a microonde di tipo tradizionale. E infatti questo forno ha un sacco di funzioni che mi sono letto e adesso ve le Innanzitutto il spiego. forno, anche se ha un sacco di funzioni, è comunque molto facile da usare. Infatti, se volete semplicemente scaldare qualcosa, vi basta premere il pulsante di avvio. Lui parte alla massima potenza, ogni volta che premete aggiunge 30 secondi. Vedete? Adesso ovviamente è vuoto, quindi non lo faccio andare. Altrimenti, che pulsanti ci sono? Allora, qui in alto a sinistra c'è il pulsante che permette di passare da cottura a microonde a cottura grill o combinata. Quindi, ad esempio, vedete, così ho il forno a 1000 watt microonde, così ho grill, così ho combinato 1, 2 o 3, mi permette di avere grill più 200, 300, 400 watt di microonde insieme. Questo permette delle cotture più rapide, ottenendo un risultato ibrido tra quello che è la cottura tradizionale, quindi a calore, e quella che è la cottura a Questo invece è il microonde. tasto di scongelamento inverter, che è uno scongelamento più fine e diciamo pulito rispetto allo scongelamento normale. Quest'altro tasto invece è il tasto di tieni in calda o preparazione yogurt. Sì, perché per assurdo con un microonde si può fare anche lo yogurt, non pensavo, non ho ancora provato, ma casomai se vi iscrivete al canale e attivate le notifiche, e quando lo faccio vediamo assieme che cosa succede. Questo è la cottura inverter. C'è tutto un insieme di ricette che si possono fare col microonde, anche complesse, proprio sfruttando il principio di microonde e magnetron inverter di cui vi parlavo all'inizio. Più o meno fa diverse cose in funzione del contesto in cui siete, ad esempio se state regolando l'orologio, ovviamente va avanti e indietro con l'orologio, se state impostando la potenza aumenta o abbassa la potenza, se state impostando il tempo aumenta o abbassa il tempo, se state cambiando i programmi e ad esempio del librido microonde grill oppure della cucina inverter, cambia i programmi di Forno queste un'ottima sezioni. capacità, viene fornito ovviamente col piatto rotante e con la griglia di sostegno che va utilizzata quando si cuoce col grill, perché in questa maniera avvicina il cibo alla parte più in alta che dove c'è il grill. Qua all'interno hanno messo un'etichetta anche che vi porta i piatti principali che si possono fare, però è in inglese, mentre invece nel manuale di istruzioni trovate anche tutte quante le Se ricette in avete italiano. bambini e avete paura che facciano casino col microonde, potete tenere premuto il tasto rosso finché non appare lock. Con lock non si può fare niente perché è lockato. Per disattivare il tasto lock si tiene premuto il tasto rosso. E adesso il forno è nuovamente utilizzabile. Quindi va bene se avete bambini che toccano pulsanti, anche perché sono tutti a sfioramento, quindi è un attimo attivarli. E se avete bambini piccoli, Il può essere forno una ha cosa anche la molto possibilità comoda. di fare una diagnosi. In questa maniera, se ha qualche tipo di problema, installando l'applicazione, avvicinando il telefono, il microonde può trasmettere all'applicazione il codice di errore e darvi dei suggerimenti più parlanti rispetto a quello che possa essere il problema La che cottura può più avere. comune che andrete a fare è quella a microonde. Premendo le microonde, siete a 1000 watt, col meno potete scendere. Quindi 800, 600, 400 e 200. E chiaramente, se ad esempio dovete scaldarvi il latte o l'acqua per il tè, 1000 watt. Infatti è la modalità che di default parte quando premete il tasto di avvio. Mentre se dovete
L'opposto, il 200 watt, può essere comodo, ad esempio, se dovete sciogliere il burro, la cioccolata o fare qualcosa che necessita di venire scaldato molto lentamente, e non so, fondere i formaggi, disidratare la frutta, ad esempio, con una potenza più bassa potete farlo. Io, ad esempio, quando devo scongelare, o uso lo scongelamento inverter, oppure uso 400 watt, tipo 10 minuti. Quindi in questa maniera so che non mi cuoce il cibo, ma delicatamente me Alcuni lo programmi scongela. effettivamente un po' si sormontano perché, come avevo anche questo al tasto dello scongelamento inverter, potete arrivare allo scongelamento anche tramite la cottura inverter. E la cottura inverter è divisa in menu. Ha 4 menu, quindi menu 1, menu 2, menu 3, menu 4. All'interno di ogni menu ha delle sottosezioni. Quindi, ad esempio, il menu 1 del tasto inverter sarebbe la modalità arrostire. Il menu 2 e tutte le sottovarianti. Il menu 2 è la modalità preparazioni, e il menu 3 è la modalità ammorbidire e fondere, e il menu 4 è la modalità scongelamento e cottura. Ovviamente lo sto leggendo dal manuale perché non mica me ne ricordo tutte, ovviamente, non ha neanche senso. Quindi, ad esempio, nella sezione di arrostire, che è il menu 1, ci sono delle ricette prefatte, le vediamo qua nel manuale. Ad esempio, le patate con la buccia sono l'1-1, qua avete tutte le istruzioni, quanto peso, come fare e se usare o meno anche la griglia di sollevamento o meno, e potete andarlo a impostare. Oppure menu preparazioni, che è quello che raggiungete col blocco 2, infatti vi dice qua di andare anche al blocco 2, ci sono cosce di pollo alla prugna, roba particolare che non so, forse uno su 1 miliardo di persone in questo mondo avrà mai provato. Patate gratinate, riso pasta. Ecco, in un altro video invece vi farò vedere come uso tantissimo il microonde per farmi sia il riso sia la pasta con un particolare contenitore per il microonde che secondo me va da Dio. Quindi il microonde diventa il vostro miglior amico in estate, secondo me, e sicuramente anche per ridurre i consumi, perché ad esempio se dovete farvi la pasta scaldandola sul fuoco del fornello, vi ci serve, non so, 10 minuti tempo che l'acqua bolle e altri 10 minuti fare la pasta. Invece col microonde tutto su un colpo unico, 10-11 minuti finito, quindi va benissimo ad esempio anche se avete i pannelli fotovoltaici o comunque sicuramente d'estate invece di far andare un fuoco e scaldare e fare un sacco di caldo, fate pochissimo caldo. Siamo arrivati alla fine del video di questo microonde che io uso ormai da 3 settimane, ma in realtà ce l'avevo in azienda, quindi sono 2 anni che lo uso e mi trovo da Dio, l'ho preso uguale. Per pulirlo vi può venire comodo mettere una tazzina d'acqua dentro, farlo portare a ebollizione così si riempie tutto di vapore, poi con un panno tirate su tutto, se ci sono residui di grasso il calore stesso lo scioglie. E quindi la pulizia è veramente veramente semplice. Io vi lascio in descrizione il link per l'acquisto a un prezzo scontato. L'avevo visto al Media Urlo a 179 euro, su Amazon gli ho dato mi pare 129, quindi vale sempre la pena. E se vi iscrivete al canale mi fate veramente contento. Ciao a tutti, alla prossima. Se avete qualsiasi domanda sul forno, commentate giù che ci sentiamo. Ciao ciao.